pure io seguo Trinacria Web TV. Oh yeah, fallo anche tu. Moi aussi je regarde Trinacria Web TV. Vi aspetto alla nostra esposizione qui a San Giovanni Galermo, venite a trovarci. Costruzione, via Galermo 241 di Catania, info 095 68 77. Hai casa da ristrutturare e non sai a chi affidare il tuo progetto? Cosa aspetti? Rivolgiti a noi per un preventivo, veloce e senza impegno. Edilizia Biondo ti offre il meglio a prezzi imbattibili. 30 anni di esperienza di chi offre il meglio ai suoi clienti. Anni di passione a garanzia dei tuoi desideri. L'edilizia Fratelli Biondo è l'eredità di intere generazioni impegnate nel mondo delle costruzioni. La tenacia ha portato la nostra azienda a diventare punto di riferimento importante nel territorio. Grande professionalità ed equilibrio nel rapporto qualità-prezzo. Nel nostro punto vendita troverai calci infusti, materiale da costruzione, piastrelle e cotti, isolanti e rivestimenti, ceramiche ed arredo bagno. Edilizio costruisce villette, appartamenti, chiavi in mano ottimamente definiti, a trappeto piano di fico con vista mozzafiato sul golfo di Castellammare e a Terrasini, ma anche negozi e arredi urbani. Proponiamo unità immobiliari curate nel dettaglio con la massima qualità utilizzando i migliori materiali. Ci rivolgiamo a chiunque voglia comprare un immobile per uso residenziale o commerciale ad un prezzo competitivo. Visita il nostro sito www.ediliziabiondo.it. L'azienda edile Fratelli Biondo vi aspetta in contrada Piano Trappeto vicino il passaggio a livello. Per contattarci chiamalo 091 89 89 562 oppure contatta il cellulare 328 36 777 11. Per i tuoi capelli affidati ai professionisti del settore, Domenico Sturiale e i parrucchieri. Per avere pettinature sempre di tendenza, fai brillare i tuoi capelli con glamour e fashion. I parrucchieri, via provinciale 228 a Citrezza, telefono 095 27 65 08. Vieni a trovarci, per te un prezzo speciale. I carabinieri arrestano il boss Melodia, deve scontare una pena definitiva 17 anni e 3 mesi per mafia. Presunto voto di scambio citati in giudizio l'ex senatore Antonino Papania e altre 7 persone. A Palermo Piazza Politeama ospita un incontro del Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni europee del 25 maggio. Candidati e liste per le prossime elezioni. Palermo promosso in Serie A, la città festeggia la promozione dopo un anno di purgatorio.
stagione. Bentrovati a questa edizione del TG Trinacria Web TV. In apertura parliamo di cronaca. Ad Alcamo, infatti, i carabinieri arrestano il boss Melodia. Deve scontare una pena definitiva di 17 anni e 3 mesi. A quanto pare, quindi, il boss uscirebbe di carcere alla soglia dei 100 anni. Vediamo i particolari. È stato arrestato dai carabinieri di Alcamo il 79enne Diego Melodia, conosciuto come il Consa Segge, ritenuto da sempre uno dei capostipiti dell'omonima famiglia mafiosa alcamese, oltre che al vertice del mandamento tra gli anni 2006 e 2008, prima del suo arresto. I carabinieri lo hanno tratto in arresto dopo l'indagine Cemento Libero che gli investigatori dell'arma di Alcamo avevano condotto di concerto con la direzione distrettuale antimafia di Palermo, proprio in quegli anni in cui l'anziano boss alcamese Melodia aveva assunto un ruolo di vertice nel cupola mafiosa alcamese. Attività di indagine che portò all'emissione di 11 misure cautelari, oltre a 10 avvisi di garanzia, al sequestro di un impianto di produzione di calcestruzzo, la Medi Cementi SRL, un'azienda del valore di 1 milione di euro. In quel periodo la famiglia Melodia, con atteggiamenti riconducibili a quelli utilizzati da Cosa Nostra, aveva posto in essere una serie di condotte finalizzate a imporre sistematicamente il pizzo a imprese e commercianti e consentire alla Medi Cementi SRL, riconducibile proprio alla famiglia Melodia, di raggiungere ben presto una posizione di assoluta egemonia nel mercato dell'intero territorio di competenza del mandamento mafioso. Il principale ruolo di Melodia era quello di individuare e selezionare le vittime delle estorsioni. Lo stesso è padre dell'altrettanto noto Ignazio, classe 67, anch'egli definitivamente condannato per partecipazione all'associazione mafiosa e, nonostante la giovane età, tratto ripetutamente in arresto e a lungo detenuto. Il fratello di Diego Melodia, conosciuto come Cola, classe 1924, è padre di Antonino e Ignazio. Antonino fu a capo del mandamento alcamese dal 95 e da allora in carcere in quanto colpito da condanne e pesanti pene definitive. Ignazio invece è stato riconosciuto anch'egli come uomo d'onore e condannato ad altrettanti pesanti pene detentive per associazione mafiosa ed estorsione, finendo per essere sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune alcamese. Ad essere coinvolto nell'indagine Cemento Libero c'è anche Liborio Pirrone, detto Popò, che è stato coinvolto in ambigui rapporti con l'associazione mafiosa finalizzata ad accrescere l'attività imprenditoriale del settore del calcestruzzo. Inoltre, anche altri 3 cittadini alcamesi sono stati coinvolti nell'indagine dei carabinieri, i quali hanno permesso di fare luce sul loro profilo criminale. Si tratta di Giorgio, Salvatore e Stefano Regina, ritenuti come braccio operativo della cosca mafiosa, al fine di commettere attività delittuose e contattare le vittime di estorsioni e potenziali acquirenti di calcestruzzi. Il tutto con la finalità di obbligarli a rifornirsi presso l'azienda della famiglia Melodia. Tra il 2010 e il 2011 sono arrivate le condanne in primo e secondo grado, che vanno dagli 8 ai 20 anni di carcere, tra cui appunto quella inflitta a Diego Melodia, che ora, a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso con cui si è pronunciata la Corte Suprema di Cassazione, è divenuta definitiva, quindi potrebbe uscire in carcere alla soglia dei 100 anni. E ancora cronaca, il presunto voto di scambio, sono stati citati in giudizio l'ex senatore di Alcamo Antonino Papania e altre 7 persone. Il servizio. Dovranno presentarsi il 7 ottobre davanti al Tribunale di Trapani presso il giudice monocratico tutti e 8 gli indagati delle indagini preliminari. Si tratta dell'ex senatore del Partito Democratico Antonino Papania, Massimiliano Ciccia, Filippo Di Gaetano, Davide Piccichè, Leon Icari. Il procuratore di Trapani Marcello Viola e la sostituta Rosanna Penna hanno emesso un decreto di citazione diretta per tutti gli indagati coinvolti nell'inchiesta sul presunto voto di scambio avvenuto nel corso delle elezioni amministrative ad Alcamo nel 2012 e che ha visto la risicata vittoria dell'attuale primo cittadino alcamese Sebastiano Bonventre nei confronti di Nicolo Solina, sollevando moltissime polemiche proprio dallo staff dell'avvocato alcamese che ha subito sollevato il caso. L'inchiesta avviata dalla Procura di Trapani ruota intorno alla figura più importante di questa intricata vicenda, ossia il senatore Antonino Papania e naturalmente la sua macchina organizzativa, messa in campo per raccogliere voti in favore di Bonventre e alle sue 5 liste collegate. Secondo l'accusa, Papania e i suoi più stretti collaboratori, Ciccia e Di Gaetano, per accumulare voti, si sono avvalsi di promesse in denaro e successivi impegni di assunzione presso la società Imeri Ambiente. Oltre a questo, i 2 collaboratori del senatore Papania, Filippo Di Gaetano e Massimiliano Ciccia, prendevano derrate alimentari presso il Banco delle Opere di Carità Onlus, attraverso loro associazioni locali, per poi distribuirle a famiglie alcamesi con problemi economici in cambio di una promessa di voto.
Subito dopo l'elezione dell'attuale sindaco di Alcamo Bonventre, il suo avversario sconfitto Solina sollevò un vespaio di polemiche, asserendo che i voti erano stati comprati a 50 euro, facendo anche dei manifesti che erano comparsi ad Alcamo 2 anni fa. Le associazioni che venivano utilizzate per il presunto escamotage per raccogliere i viveri sono Ambicultollus, Atlantide, Cooperativa Sociale Lavoro, Iris, Olus e ONMC, Regione Sicilia. Intanto tra le persone offese in tutta questa vicenda figura il comune di Alcamo, il candidato a sindaco non eletto Nicolo Solina e naturalmente tutti gli elettori che hanno partecipato alle scorse elezioni comunali alcamesi. La rappresentanza del comune alcamese sarà rappresentata dall'attuale sindaco Bonventre che alla luce di questa nuova bufera dovrà decidere se costituirsi parte civile al processo di ottobre oppure no. La Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato un capannone nella zona industriale. Le fiamme gialle hanno trovato oltre 4 milioni di prodotti contraffatti e non sicuri, made in Cina. Sono stati denunciati 11 imprenditori cinesi. L'operazione, chiamata Fiume Giallo, ha consentito di sequestrare prodotti contraffatti, tra i quali giocattoli, articoli sportivi, capi di abbigliamento. L'immissione sul mercato avrebbe fruttato circa 5 milioni di euro. Gli 11 cinesi sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Catania e hanno avuto una sanzione amministrativa pari a 600.000 euro. Si tratta di uno dei più rilevanti sequestri operanti dalla Guardia di Finanza in ambito nazionale. C'erano anche delle donne alcamesi nella casa di appuntamenti camuffate in un centro massaggi sotto le stelle di Palermo, scoperto dalla polizia. In totale le donne che prestavano servizi nel centro massaggi HOT erano 6, di cui alcune di Palermo e Corleone, ed avevano un'età compresa tra i 20 e i 50 anni. Tra questi anche insospettabili studentesse e casalinghe. In manette i due gestori Gioacchino Adimino e Sonia Castiglione. Il locale fruttava giornalmente dai 700 ai 1000 euro al giorno. In manette anche Cristina Pirrotta e Tommaso Gambino, che reclutava giovani sul web. Diamo adesso spazio alla politica. A Palermo, in piazza Politeama, sono stati ospitati in un incontro il Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni europee del 25 maggio. A Palermo nei giorni scorsi un incontro organizzato dal Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni europee in programma il 25 maggio. Tanta gente si è radunata in piazza Politeama, maxi schermi, depliane, onorevoli, tra cui anche il trapanese Sant'Angelo, presenti nel capoluogo siciliano per mettere in primo piano i fatti politici dell'Italia. Curiosi, turisti e la stampa, insieme alle forze dell'ordine, presenti per assistere alla giornata in cui il movimento di Beppe Grillo voleva fare conoscere ai palermitani e non le magagne dei nostri politici e delle votazioni avute in Parlamento a seguito di alcune importanti decisioni da approvare. Nella tabella distribuita dal Movimento 5 Stelle si mettevano a confronto alcuni punti all'ordine del giorno esaminati in Parlamento, tra cui la riduzione dell'indennità e la diaria dei senatori, lo stop dell'IVA al 22%, lo stop ai rimborsi elettorali, il ritiro delle truppe in Afghanistan, il decreto svuota carceri, solo per citarne alcuni. Ebbene, di questi altri punti il PD, il Popolo della Libertà, Forza Italia e il Nuovo Centrodestra hanno votato no, mentre il Movimento 5 Stelle ha detto sì. Un'incongruenza inspiegabile secondo i vertici del Movimento 5 Stelle, che si è detto contrario anche al decreto Salva Roma, al decreto IMU Banca Italia, al taglio delle pensioni d'oro, alla realizzazione della TAV Torino-Lyon, che tante polemiche e scontri ha provocato lo scorso inverno. Insomma, un incontro per fare chiarezza sulla situazione delicata italiana e su come i nostri rappresentanti politici e il governo decidono della nostra vita. Presente a Palermo durante l'incontro anche il sosia di Beppe Grillo, o forse era lui l'incognito per tastare il polso della situazione. E a proposito di elezioni, abbiamo fatto il punto della situazione sui candidati e le liste per le prossime elezioni ad Aci Castello. Saranno alla fine 5 i candidati alla poltrona di primo cittadino di Aci Castello per le elezioni del 25 maggio. A scendere in campo saranno Leda Adamo, Carmenzita Sant'Agati, Maurizio Marino, Mario Sangilles e il sindaco uscente Filippo Drago. A sostenere la candidatura dell'avvocato Giuseppina Leda Adamo alla carica di sindaco saranno i 19 del Movimento 5 Stelle. Il sindaco uscente Filippo Drago, eletto nel 2009 da una coalizione di centrodestra, sarà appoggiato da ben 5 liste.
Il paese che vogliamo, progetto AC Castello, nuovo centrodestra, Forza Italia, grande AC Castello. C'è anche il segretario del circolo del Partito Democratico di AC Castello, Maurizio Marino. Oltre al Partito Democratico, può contare sull'appoggio della lista civica CSA Cambiamento, ben radicata nel borgo marinaro di AC Trezza, e anche sull'ex sindaco castellese Paolo Castorina, segretario di SEL. All'ultimo è arrivata la notizia della candidatura dell'ex assessore comunale di Catania della Giunta Stancanelli, Carmencita Sant'Agati, che spacca sia centrodestra che centrosinistra. È infatti sostenuta dal megafono di Crocetta e da due liste civiche, in cui si sono confluiti pezzi dell'ex PDL e dell'UDC, ossia Insieme per AC Castello, lista AC Castello Futura. Sant'Agati, da sempre collocata a destra, è stata assessore di Michele Toscano, il sindaco ucciso il 2 maggio 2003 da un folle ad AC Castello. Infine una sola lista a sostegno del candidato sindaco Mario Sangilles, l'altra ACI. Lo sport, il Palermo festeggia la promozione in Serie A dopo un anno di purgatorio. Dopo campionato di purgatorio in Serie B, il Palermo ritorna nella massima serie. Una cavalcata storica per gli uomini di Beppe Iachini, condita da record e conquistata con ben 5 giornate di anticipo. Il rossonero, reduce dall'amara retrocessione dello scorso campionato, prima affidati al giovane tecnico Gattuso, campione del mondo e plurititolato con la maglia del Milan, nonostante una partenza lenta con la sostituzione del tecnico calabrese e l'arrivo di Beppe Iachini, hanno cominciato a vincere e hanno meritato il ritorno nel massimo campionato. Certo, adesso, dopo la sbornia e la festa per il ritorno in Serie A, il presidente Maurizio Zamparini deve necessariamente rinforzare la rosa per rimanerci. Il numero 1 rosanero ha confermato in panchina intanto Iachini, da lui, esperto in promozione e salvezza, il Palermo deve ripartire. Una città letteralmente impazzita di gioia, perché la Sicilia deve essere rappresentata nel Gotha del calcio nazionale, con il massimo punto raggiunto nella stagione 2006-2007 con Messina, Catania e Palermo, ben 3 squadre siciliane a rappresentare l'orgoglio siciliano. Si è conclusa anche questa edizione del nostro notiziario. Vi ricordiamo il sito internet www.trinacriawebtv.it, oppure seguiteci su Facebook Trinacria Web TV. Alla prossima! Seguo Trinacria Web TV. Oh yeah, fallo anche tu. Le tue idee, la nostra esperienza, i tuoi progetti, i nostri prodotti. AR Costruzione è fornitore e posa in opera di pavimenti autobloccanti e cordoli in una grande esposizione. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. AR Costruzione, via Galermo 241 di Catania. Info 095 68 77 82 o 320 622 93 50. arcostruzione.it. AR Costruzione, produzione italiana, esperienza tedesca, prezzi per tutti. Vi aspetto alla nostra esposizione qui a San Giovanni Galermo, venite a trovarci. Hai casa da ristrutturare e non sai a chi affidare il tuo progetto? Cosa aspetti? Rivolgiti a noi per un preventivo, veloce e senza impegno. Edilizia Biondo ti offre il meglio a prezzi imbattibili. 30 anni di esperienza di chi offre il meglio ai suoi clienti. Anni di passione a garanzia dei tuoi desideri. L'edilizia Fratelli Biondo è l'eredità di intere generazioni impegnate nel mondo delle costruzioni. La tenacia ha portato la nostra azienda a diventare punto di riferimento importante nel territorio. Grande professionalità ed equilibrio nel rapporto qualità-prezzo.
Nel nostro punto vendita troverai calci infusti, materiale da costruzione, piastrelle e cotti, isolanti e rivestimenti, ceramiche ed arredo bagno. Edilizio costruisce villette, appartamenti, chiavi in mano ottimamente definiti, a trappeto piano di fico con vista mozzafiato sul golfo di Castellammare e a Terrasini, ma anche negozi e arredi urbani. Proponiamo unità immobiliari curate nel dettaglio con la massima qualità utilizzando i migliori materiali. Ci rivolgiamo a chiunque voglia comprare un immobile per uso residenziale o commerciale ad un prezzo competitivo. Visita il nostro sito www.ediliziabiondo.it. L'azienda edile Fratelli Biondo vi aspetta in contrada Piano Trappeto vicino il passaggio a livello. Per contattarci chiamalo 091 89 89 562 oppure contatta il cellulare 328 36 777 11. Per i tuoi capelli affidati ai professionisti del settore, Domenico Sturiale e i parrucchieri. Per avere pettinature sempre di tendenza, fai brillare i tuoi capelli con glamour e fashion. I parrucchieri, via provinciale 228 a Citrezza, telefono 095 27 65 08. Vieni a trovarci, per te un prezzo speciale.